Buongiorno, bentrovati a tutti, sempre in compagnia di Telenicosia con il programma Pillole di Politica con il consigliere comunale Filippo Giacobbe. Una trasmissione che mira all'approfondimento di alcune tematiche amministrative non solo del comune di Nicosia e dintorni, perché in questi giorni abbiamo ricevuto anche diverse segnalazioni sulle ex strade provinciali, sulla tematica del voto nelle province e torneremo su questo punto con alcune segnalazioni di inizio di lavori che si prevedono e si sono diciamo già avviati in alcune strade di carattere provinciale che sono oggetto di programmazione attinente appunto all'ex provincia di Enna, consorzio denominato adesso consorzio dei comuni, ma che nella sostanza praticamente poco cambia. Dico, su questo tema torneremo pure perché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che riguardano la viabilità, soprattutto in direzione Nicosia Gira. Il tema di oggi invece su cui mi voglio concentrare è un'altra segnalazione sempre attinente alla tematica del pagamento della tariffazione in merito alla Tari. Come vedete dal titolo della nostra puntata, qua nel nostro retroschermo, abbiamo voluto dedicare questa puntata. Per non essere eccessivamente tecnici, perché mi rendo conto che è un po' complicato, la domanda e il quesito che mi viene chiesto da parte dei cittadini è il seguente. Caro Filippo Giacobbe, ma visto e considerato che noi ogni anno vediamo sbandierati i temi del riciclo con una percentuale in aumento 65-67%, 68%, come mai non riusciamo ad avere una riduzione consistente o anche in percentuale risicata, ma una percentuale di riduzione sulla nostra tariffazione? Bene. Allora, io intanto invito i cittadini a consultare direttamente dal sito del Comune di Nicosia l'ultima delibera votata in Consiglio Comunale per quanto riguarda la tariffazione e la Tari, perché in una recente riunione ho avuto modo di sentire un'affermazione che non corrisponde assolutamente al vero da parte di un assessore che porta avanti le tematiche dell'amministrazione comunale pro tempore in merito alla proposta di una nuova tariffazione puntuale. Se ne è parlato, ma non ho mai visto in consiglio comunale. Io penso di essere uno dei consiglieri comunali più presenti in consiglio comunale e uno dei pochi che sarò stato assente. Forse in tutti questi 20 anni le mie assenze si contano sulle punte delle dita e quindi proprio in quella la seduta assente che in cui ero assente non si è votata la tariffa, mi sembra strano. La verità è un'altra, che leggendo l'ultima deliberazione dove solo il consigliere Filippo Giacobbe ha votato contro, ho segnalato che l'unico sistema per andare in realtà a ridurre le modalità di tariffazione è quello di cambiare e specificare all'interno del tariffazione delle modalità di pagamento. Con questo cosa voglio dire? Intanto i cittadini dovete ben avere chiaro una cosa importantissima: come viene pagato questo servizio a domanda che deve essere interamente coperto, cioè un servizio a domanda, non ci può essere una contribuzione da parte dell'amministrazione comunale. Questo dico, lo voglio dire per onestà intellettuale, ma voglio anche dire che questo tariffa viene calibrata su una percentuale che viene ripartita tra due categorie e sono l'85% della tariffa viene calata su quelli che sono i nuclei familiari, che da un calcolo statistico e numerico di cui siamo in possesso presso gli uffici sono circa 7.000 nuclei familiari. L'altro 15% viene spalmato sulle attività commerciali. Ora, quello che io dico in maniera molto semplice è questo: intanto questa sproporzione tra il caricamento all'interno dei nuclei familiari e quelle che sono le attività commerciali. Non esiste questa ripartizione dell'85% a carico delle famiglie, che sono circa 7.000 nuclei familiari, e il 15% delle attività commerciali, non esiste in nessun paese vicinore a quello di Nicosia. Perché io, come mia abitudine, prima di parlare,
ho sempre la buona saggezza di andare a documentarmi. Negli altri comuni la ripartizione è diversa, è 50%-50%, 60%-40%. Una sproporzione di tal guisa non è riscontrabile in nessun comune viciniore. Altro aspetto fondamentale su cui bisognerebbe intervenire è la ripartizione all'interno delle attività commerciali, perché, cari amici, non tutte le attività commerciali producono lo stesso quantitativo di nettezza urbana che producono altre. Quindi da chi viene pagata? Viene pagata da tutte le attività commerciali. Quindi l'equità imporrebbe una ripartizione attraverso le tipologie di attività. Questo è il suggerimento che io ho dato. In questa riunione si è anche detto che nel momento in cui ci sarà la modalità di redazione della nuova tariffazione, ci saranno sedute sul tavolo insieme ai consiglieri comunali delle associazioni di categoria, che ben vengono. Io auspico sempre e continuamente un dialogo, un colloquio con tutte le categorie di associazioni che sono presenti sul territorio. Solo che il colloquio, il dialogo deve essere da ambo le parti e deve essere sempre nel rispetto e nella trasparenza di quelli che sono i ruoli e soprattutto di quella che è la verità. E su questa promessa di essere pronto ad ascoltare tutti i suggerimenti, vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata.